Miei piccoli e grandi amici, miei amici grandi e piccoli, miei maci amici, miei maci amici, un micio bacio e un bacio micio a tutti quanti voi e benvenuti alla visione del mio nuovo gameplay. Quest'oggi voglio correre come un razzo, voglio guidare una bellissima Ferrari testa rossa e per fare questo ho scelto un gioco bellissimo che si chiama Formula Racer! Eccolo qui, la mia bella macchina rossa, molto Ferrari! E direi di partire scegliendo subito il tracciato. Scelgo di correre in Canada. E vedete che vado a prendere posizione sulla griglia di partenza, mi hanno collocato all'ultimo posto, ma non me ne importa niente perché sarò più veloce di tutti. Vedete come tengo bene la strada. Allora, questo gioco si gioca al computer, basta cercare Formula Fever in Google, anzi no, scusate, Formula Racer in Google e poi potete giocare anche voi. Si gioca con i tasti. E premendo il tasto spaziatore, la barra spaziatrice, come vedete si accende anche un reattore che permette di dare una bella accelerata. E chilometro dopo chilometro ho raggiunto la dodicesima posizione. Vedo tanti lambacioni davanti a me, tanti bambacioni, tanti cicisbei. Attenzione, giravolta, giravolta! Bene. Sono rientrato dopo aver fatto una manovra alquanto spericolata, vedete come tengo bene la strada. Questo provolone mi ha sbattuto fuori, attento girovox, stavo per sbattere contro il palo che sostiene l'insegna e questo mi è costato un bel po' di posizioni. Sono al quattordicesimo posto, me la sono ora al quindicesimo. Girovox, stai precipitando, girovox! Accelera, schiaccia il piede sull'acceleratore, girovox! Miei maci mici, avete visto? Ogni tanto mi devo rimproverare perché la macchina stava perdendo velocità. E questo, miei amici maci e miei maci amici, succede quando si fanno escursioni sull'erba, le ruote si sporcano e perdono attrito sulla strada e quindi la macchina rallenta. Eccomi, sono uscito di nuovo fuori strada, ma per fortuna ho acceso il reattore nucleare che mi permette di recuperare un paio di posizioni e adesso ne perdo una. È arrivato un cicisbeo che mi ha superato, ma io adesso mi metto in scia e cerco di superarlo, anzi non lo tampono. Bene, chiudo benissimo la curva e adesso aspetto il reattore che è arrivato e quindi accelero come un missile, vedete come supero macchine e adesso sono in ottava posizione. Vai Ginovox, benissimo, sei salito in settima posizione. E allora, miei amici maci, vedete con che abilità supero una macchina dopo l'altra. Sono in sesta posizione, me la sto vedendo con un pilota piuttosto impegnativo, non molla, ma adesso stringendo bene la curva me lo metto alle spalle, poi do un colpo col reattore e arrivo niente di meno che in quarta posizione. Sono velocissimo su questo rettilineo, li spazzolo tutti, gli tolgo la polvere dalle ruote e dai caschi e dalle visiere con la velocità che ho raggiunto. E posso accelerare di nuovo e do con un colpo di reattore incredibile, mi guadagno la prima posizione e adesso devo solo amministrare, devo quindi fare manovre attente, devo cercare soprattutto di non fare fuori pista e di accelerare quando è il momento giusto. Vedete, si è accesa l'indicazione che potevo dare spazio al motore, cosa che ho fatto, ho acceso il reattore e ho dato una bella accelerata distanziando tutte le persone che mi sono dietro. Bravissimo Ginovox! Hai corso un rischio incredibile, stavi per sbattere contro quella trave, ma sei riuscito ad evitarla e sei tornato in pista. Gli altri tuoi avversari erano piuttosto distanti e questo ti ha permesso quindi di amministrare il vantaggio che avevi nonostante l'errore. Adesso do un altro colpo di reattore, così distanzio un altro po' i miei inseguitori. Vorrei tanto vincere questa gara per dedicarla a qualcuno. Voglio dedicare questa vittoria sicuramente a una bellissima bambina. Spero di riuscire
a raggiungere e tagliare il traguardo. Lo voglio fare per lei. Si chiama Elisa Vox e vorrei dedicare questa vittoria a lei. Seguimi Elisuccia, ce la sto mettendo tutta, forse ce la faccio. Vedo il traguardo, no, non è ancora un traguardo, era solo un cartellone pubblicitario senza pubblicità. Ce la posso fare, mancano ormai pochissimi chilometri al traguardo, devo superare questo tratto difficilissimo. Andiamo Gino Vox, tieni bene la strada, che hai tanta gente dietro, dai una bella accelerata, taglio il traguardo e ho vinto! Come vedete mi sono collocato al primissimo posto, tornerò a giocare a questo gioco in un'altra occasione, magari giocherò in Giappone la prossima gara. Nel frattempo volevo dedicare questa mia esorbitante vittoria, questa mia cavalcata trionfante a una piccolissima e bellissima bambina che si chiama molto Elisa Vox. E allora Elisa Vox, un bicio macio e un bacio micio e un bicio bacio bacio bicio a te che sei stata tanto simpatica a seguire questo gameplay. Saluto tutti gli altri che mi hanno visto all'opera. Se vi sono piaciute le mie performance, iscrivetevi al canale, altrimenti vi consiglio di guardare qualcun altro dei video che sono apparsi ora nella schermata. Potete scegliere qualche video recensione in Book Parade se siete amanti dei libri, oppure qualche altro gameplay condotto dal qui presente sottoscritto, o infine il kissing prank di Iena King. Per oggi è davvero tutto, ciao!